Sono Serena e quest'anno io ed il mio gruppo abbiamo vinto il premio della critica al premio Metauro organizzato da Territorio Musicale e siamo, che dire, felicissimi di questa esperienza che ci è andata bene perché è la prima volta che i nostri pezzi vengono portati al di là, fuori, al di là delle quattro mura di casa. E quindi per noi è stato proprio un metterli alla prova, un proprio proporli appunto a chi non ci conosce. E quindi, che dire, siamo felicissimi, anche perché questi pezzi vengono da non solo da me, ma da Mauro, il pianista che si occupa della composizione musicale, mentre magari io mi preoccupo più di scrivere i testi e la linea melodica della voce. E quindi per me è bellissimo perché finalmente mettiamo a nudo quello che siamo e finalmente ci esprimiamo per quello che vogliamo essere, senza nessuna cover o qualcosa appunto di altri, cioè quello che siamo l'abbiamo portato ed è piaciuto, perciò ben venga. È stata un'esperienza veramente molto bella, abbiamo avuto la possibilità di condividere il palco anche con degli artisti che hanno un'esperienza infinitamente più grande rispetto alla nostra, come i Mercanti di Liquore questa sera. Infatti il nostro ringraziamento all'organizzazione di Territorio Musicale è enorme. Siamo contenti del fatto che questa era la prima volta che noi uscivamo fuori con questo nostro progetto, che prende il nome di Serena, che è la cantante del gruppo. I pezzi nascono fondamentalmente da me e da lei e siamo felicissimi del fatto che siano stati già apprezzati da subito. Vabbè, io ci tengo a precisare che Serena è il mio nome, quindi anche per questione di facilità in tutti i sensi ci siamo presentati con questo nome, ma più che un nome personale è un nome che io intendo come un nome collettivo, nel senso che in esso appunto ci sono tante teste, in primis appunto quella di Mauro e poi anche di tutti gli altri musicisti che hanno suonato con noi, a partire dal violista, dal batterista, al bassista, che anzi ringrazio perché hanno condiviso con noi e ci hanno permesso di realizzare qualcosa che altrimenti sarebbe stato espresso soltanto con pianoforte e voce e magari avrebbe perso un po' delle sfumature che noi appunto abbiamo poi concretizzato grazie a loro. Perciò ecco, questo è importante, cioè non sono io, non è lui, è proprio un connubio di energie e di forze anche.